È stato inaugurato oggi il Teatro Morlacchi dopo i primi interventi di restauro resi possibili grazie al finanziamento della Fondazione Federica e Brunello Cucinelli con l'Art Bonus. 570.000 euro la somma del primo stralcio dei lavori, che ha interessato tutta una serie di interventi edilizi di demolizione e ricostruzione che hanno riguardato l'ingresso, la zona foyer con la nuova biglietteria, gli arredi, le dotazioni impiantistiche, i camerini integralmente ristrutturati e rivisti nella distribuzione interna e dotati di nuovi servizi, tutti i servizi igienici di ogni ordine e infine la sostituzione della pavimentazione dei palchi e di una parte del palcoscenico. La progettazione e la direzione dei lavori è stata eseguita dall'ingegnere Eugenio del Comune di Perugia con la collaborazione dello studio dell'ingegner Paolo Anderlini ed eseguiti dalla ditta Lattanze SRL di Roma. All'incontro con la stampa, lo stesso Brunello Cucinelli, il sindaco Andrea Romizzi, Nino Marino, direttore del Teatro Stabile dell'Umbria e Aldo Lorenzo, direttore del Teatro Morlacchi, hanno ribadito l'importanza di rendere viva la cultura di Perugia e della necessità che i cittadini stessi si rimpossessino e custodiscano il patrimonio artistico della città. Ed è stato grazie all'Art Bonus che molti cittadini, aziende e associazioni hanno deciso di scendere in campo e prendersi cura della città, di un monumento, di un angolo, così come l'attore teatrale Michele Placido, il nuovo testimonial del video di Art Bonus. Una città racconta delle sue piazze, dei suoi edifici, dei suoi teatri, dei suoi mille rumori e dei suoi rari silenzi, della sua storia, del suo futuro. Una città racconta vite, vite in movimento e occhi curiosi che ne vedono la complessità e la bellezza. Una città va camminata passo a passo, contemplata dall'alto e dal basso, scoperta nei suoi sogni e nei suoi bisogni. Una città sa scegliere e trasformare l'energia in cultura, sa curare i suoi spazi e ascoltare i segreti fragili del tempo che passa. La bellezza di una città è la sua qualità più viva. Mantenerla, valorizzarla, proteggerla è una nostra responsabilità. Allora diventa anche tu un mecenate della tua città. Dona qualcosa per la cultura di Perugia.